In visita a Bruxelles, il primo ministro ungherese Viktor Orban canta vittoria, ma la Commissione europea spegne gli entusiasmi. Il presidente José Manuel Barroso dovrà riferire ai commissari mercoledì e decidere se sbloccare i negoziati per un prestito all'Ungheria. Secondo alcuni funzionari europei, è ancora a rischio l'indipendenza della Banca Centrale Ungherese, minacciata da una delle riforme più duramente criticate da Bruxelles. Ma Orban si è mostrato apertamente ottimista sul raggiungimento di un accordo. Fino ad ora il commissario agli affari economici, Olli Rehn, aveva chiesto di modificare la legge sulla Banca Centrale Ungherese prima di aprire le trattative tra l'Ungheria, il Fondo Monetario Internazionale e l'Unione Europea su un prestito finanziario indispensabile per il paese.